Quando una persona è single si fa sentire e vedere. Ebbene, cari utenti di YouTube, in questo video di oggi ho intenzione di raccontarvi questa mia verità, di trattare un argomento come questo che sono convinto potrà interessare ai più di voi. Un argomento che non tutti hanno la voglia e o il coraggio di affrontare, io però ho sia voglia che coraggio e mi sento di dire che quando una persona è single si fa sia vedere che sentire. Io non sto parlando di uomo o donna, di ragazzo o ragazza, io parlo sia di uomini che di donne, sia di ragazzi che di ragazze. Insomma, è risaputo che quando una persona è single si fa sentire e vedere. Ma veniamo al nocciolo della questione odierna. Perché? Per quale motivo? Per quale ragione una persona quando è single si fa sia sentire che vedere? Punto interrogativo. Molto semplice. Perché una persona non ha la compagnia di un'altra persona. In buona sostanza non è né sposato né fidanzato, né ha una compagna, né ha un compagno o un marito, ma la persona è liberissima. Che significa liberissima? Che non ha impegni di sorta, non ha vincoli di sorta con altre persone. Ciò significa, ciò vuol dire, detto in parole semplici, in parole povere, che una persona, quando è single, ha il tempo di stare appresso alle altre persone, che possono essere amici, amiche, parenti e via di seguito. In genere io mi riferisco, io parlo di amici. In primis sono gli amici, i parenti, quelli tra virgolette, tralasciamoli, mettiamoli da una parte, ma dovendo trattare l'argomento in questione, mi occupo di parlare proprio di amici. Gli amici, in qualche maniera, si vedono quando una persona è single molto spesso, proprio perché non si ha un compagno, una compagna, un fidanzato, una fidanzata, una moglie e o un marito. Ciò significa che il compagno, la compagna, il marito, la moglie, secondo la mia opinione, possono creare in un essere umano, qualsiasi esso sia, una limitazione della libertà personale. Non sto dicendo che le libertà personali vengono totalmente tolte, vengono totalmente abolite. Sto semplicemente dicendo che dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, una persona che si va a fidanzare e o a sposare probabilmente non ha il tempo per stare con un'altra. Ma dovendo trattare l'argomento in questione, il fatto di essere single invece fa sì che quella persona vede e sente gli altri, quindi gli amici. Bene, spero, mi auguro di essere stato chiaro in questo video di oggi. Questo video non è tanto lungo, in genere faccio video molto lunghi, quelli passati addirittura li ho visti poc'anzi e arrivano anche a toccare 10, qualcuno anche 15 minuti di tempo. Questo dura al massimo 3 minuti 4 circa. Spero però di essere stato utile, di essere stato esaustivo con il mio pubblico di YouTube. Nel prossimo video tratterò l'argomento che è l'opposto di questo, ossia quando un umano si fidanza non si fa né vedere e né tantomeno sentire. Bene, grazie ancora a voi tutti, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, mi raccomando. Datemi la vostra opinione personale, perché per me l'opinione personale è sacra e inviolabile. Ciò significa che una persona non può violare l'opinione di un'altra persona. Io ho un'opinione, bene, benissimo. Basta che quell'opinione io la tengo e la ho su me stesso e la ho di altre persone, di altre entità umane. Grazie, grazie ancora a tutti. Iscrivetevi se vi va. Commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate a proposito del mio ragionamento.
che è semplicemente la mia opinione, la mia disamina personale a proposito dell'essere single al giorno d'oggi. Grazie, il discorso è valido anche non solo al giorno d'oggi, ma anche ai tempi passati, ai tempi che, diciamo così, sono trascorsi. Grazie, ripeto ancora, un salutone, iscrivetevi e al prossimo video.